Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi ho le labbra super super screpolate, quindi se vedete delle pellicine, lo so, anzi non so se sono a fuoco però, ok? Se vedete delle pellicine devo fare uno scrub per questo. Comunque, oggi ho letto anche i vostri commenti e in tante mi avete scritto di abbassare leggermente la luminosità dei video perché erano troppo chiari, quindi ho abbassato leggermente la luminosità, fatemi sapere se va meglio oppure no. Allora, oggi voglio fare questo video chiacchiericcio con voi. Lo sapete che ogni tanto mi piace mettermi davanti alla videocamera e chiacchierare liberamente con voi. Oggi però ho un tema, perché molte volte nei miei video, sia nei vlog che in altri video, ho menzionato la Law of Attraction, la legge dell'attrazione. Mi sembra così strano dirla in italiano perché ascolto, leggo e seguo tutto in inglese, quindi la legge dell'attrazione, spero e credo si chiami così in italiano, e ogni volta che la menziono ricevo un sacco di domande per fare un video dedicato, quindi questo è il video dedicato che mi avete tanto tanto richiesto. Io non sono sicuramente la persona con più studi a riguardo e che sa dirvi tutto quanto. Ovviamente se siete interessati riguardo, io consiglio se possibile di leggere in inglese, ma in alternativa ci sono anche un sacco di siti in italiano, andate a cercare veramente su Google, fate qualche ricerca se siete interessati all'argomento, perché merita davvero e vi garantisco che vi cambia la vita. Non sto scherzando, almeno a me ha cambiato la vita questa cosa, ed era una cosa che io già avevo capito più o meno da sola, ma poi leggendo, insomma, un libro che mi sento di consigliare è The Secret, o poi ci sono anche i libri di Eckhart Tolle, che insomma adesso tutti ne parlano, però io ho iniziato a leggerli anni fa e lì mi si è aperto un mondo. Quindi ripeto, se volete saperne di più o sapere tutto, fate una bella ricerca su Google, leggetevi qualche libro, perché c'è davvero tanto da imparare. Però vi posso raccontare e vi posso fare questo video se volete sapere le mie esperienze, come ho scoperto della legge dell'attrazione eccetera. Io ho scoperto della legge dell'attrazione quando è uscito The Secret, il libro. Non ho mai letto The Secret, il libro. Ho letto i libri di Eckhart Tolle, ho letto i libri di Stuart Wilde, ma non ho mai letto The Secret, ma so esattamente di che cosa parla perché mi sono informata tantissimo sull'argomento e in tanti mi hanno detto che quello è un libro che ti aiuta tantissimo a capire di che cosa si parla. La legge dell'attrazione cos'è? La legge dell'attrazione è difficile da spiegare, anche se è un concetto talmente semplice che dovremmo già saperlo, eppure nessuno se ne rende conto. La legge dell'attrazione dice che qualsiasi cosa tu voglia, qualsiasi cosa tu desideri, tu puoi ottenerla. Basta soltanto far sì che l'universo, basta soltanto attrarre queste cose a te e far sì che l'universo metta in moto questo meccanismo che farà sì che tu riceva tutto quello che desideri. E certo che detta così sembra un po' una stupidaggine, ma io ci credo profondamente e ne ho avuto la riprova molte volte, e devo dirvi che con YouTube, io uso la legge dell'attrazione costantemente. Posso dirvi le cose che faccio io, non dico mai cose negative, nel senso frasi del genere da me non si sentono quasi mai, se non per scherzo, tipo: ah, se faccio questo poi succederà quello, perché vedrai che succederà questo, una cosa negativa intendo, vedrai che se dici questo poi succede questo, io ne sono certa, vedrai che... non lo dico mai, perché so che se continuo a ripetere qualcosa, che se continuo a pensare ad una cosa, continuo a ripetere una cosa qualsiasi, questa cosa si avvera, che sia positiva o negativa. È per questo che io non lancio mai cose verso l'universo, sono peli di Denver che volano, è per questo che non voglio mai lanciare, ovviamente non è facile, qualche volta scappa pure a me, però cerco sempre di non lanciare mai cose negative fuori verso l'universo. E tante volte leggo anche nei commenti, mi dite: ah, ma io ho paura che succeda questo, ci penso costantemente. Se voi pensate costantemente a una cosa e parlate costantemente di qualcosa, voi questa cosa la create, ed è quello che poi alla fine succederà. E se mi scappa di dire una cosa del genere, cioè: ah, ma poi ho paura che succeda questo, lo correggo sempre, dico: no,
sono un po' pessimista io, però so che non sarà così. Ed è una cosa che aiuta tantissimo. Io, una cosa che aiuta tanto è focalizzare. Per esempio, se voi desiderate che qualcosa succeda, provate a focalizzare nella vostra mente. Questo è quello che faccio io. Se voglio qualcosa, qualsiasi cosa, o può essere un oggetto, può essere una situazione che voglio che accada, eccetera, io la immagino nella mia mente, immagino come può succedere, immagino le mie sensazioni, le mie emozioni in quel momento quando succederà, non metto nemmeno in dubbio il fatto che succederà, perché so che succede, non dico se avrò questo o se vedrò questo posto, se visiterò questo posto, dico quando. E questa è una cosa che pochissimi fanno. Sento talmente tante volte dire io non potrò mai, e non bisogna dirlo, non bisogna dire così, bisogna dire quando io questa cosa l'avrò, quando io questa cosa la farò, perché bisogna sapere che succederà. Se tu la, e so che, ah certo, è facile per me dirlo, no, in realtà non è facile per me dirlo, perché anch'io ero una studentessa universitaria e tutte le mie amiche stavano finendo gli studi prima di me, e io no, ero un po' indietro con gli studi, ma comunque stavo dando esami, e tutte le mie amiche stavano trovando lavori scarsissimi, alcune non li trovavano proprio, con contratti ridicoli. Io ho iniziato a pensare, no, io troverò qualcosa, io lavorerò da casa, e già da lì ho iniziato, e poi ho iniziato per caso a cercare un trucco su YouTube, e ci sono tutti questi meccanismi che ti portano ad avere quello che tu desideravi, che tu neanche te ne accorgi. Per questo che penso che nella vita, anzi sono convinta che nella vita non esistano casualità, non esistano coincidenze, è tutto fatto per un determinato motivo, tutto succede per un motivo. Possono essere cose positive, possono essere cose negative, se sono cose negative ti aiutano a crescere, ti aiutano, ti danno una lezione, evidentemente qualcosa doveva succedere perché tu potessi imparare. Io ovviamente non mi permetterei mai di parlare di tragedie e cose tristi, io parlo nel mio piccolo da ragazza normale. Vi posso dire però che quando ho iniziato a pensare così, ho letto questi libri, e ripeto, era prima di YouTube, io mi sono detta no, io troverò qualcosa di mio, qualcosa che mi permetterà di viaggiare, di lavorare da casa, e poi ho visto questi video su YouTube, e poi ho iniziato anch'io, ma non lo facevo sperando. Questo è un altro discorso molto importante. Tanta gente che sa della legge dell'attrazione, che cosa fa? Continua a pensare costantemente, dice io vorrei tanto, io vorrei quanto vorrei, e continua a focalizzarsi sul volere una cosa, ma non si focalizza sulla cosa in sé, nel senso che quando continuiamo a ripetere io vorrei tanto che questa cosa succedesse, perché non mi succede, questo vi fa concentrare soltanto sulla sensazione di non averla quella cosa. Bisogna sentirsi come se quella cosa già l'avessimo, bisogna sentirsi come se quella cosa già fosse successa, perché succede. Bisogna soltanto lasciare questi desideri in mano all'universo, e l'universo farà tutto. Non bisogna stare costantemente lì a pensare, perché poi ci focalizziamo su qualcosa che noi, su un desiderio e su una mancanza, non ci focalizziamo sulla cosa in sé. Io mi ricordo all'epoca ho lasciato stare, non ho pensato voglio trovare un lavoro, eccetera, continuavo a studiare, e poi per caso ho iniziato questi video, e poi hanno iniziato le aziende a contattarmi, e adesso mi rivedo 8 anni dopo e rivedo come quei pensieri, e poi il mio dire ok, lascio tutto in mano all'universo, non ci penso più, in qualche modo non mi preoccupavo, vedere come sia successo davvero. E questa è una cosa che io metto in pratica ogni giorno, quando c'è qualcosa che mi piacerebbe. Io non dico perché non ce l'ho, perché quella persona ce l'ha e io no, perché loro sì e io no. Io dico, quando succederà anche a me mi sentirò così e così e così, e quando quella cosa ce l'avrò anch'io sarà così e così e così. E lo stesso è una stupidaggine, ma qui si sta parlando di cose materiali, ok? E non credo necessariamente che siano poi così importanti, non credo che la legge dell'attrazione sia poi così importante per lo scopo che abbiamo noi,
su questa terra. Ma visto che si sta parlando di cose materiali, vi faccio un altro esempio. Ripeto, queste sono tutte cose materiali, ma la legge dell'attrazione attira cose materiali, situazioni, non credo necessariamente che siano queste le cose vere e importanti nella vita, però sicuramente ti aiutano a viverla. Quando pensavo a una Chanel, per me è sempre stato il mio sogno una Chanel, e ovviamente per me all'epoca era impossibile pensare di poter mai prendere una Chanel, non era immaginabile, non era, scusatemi, sto perdendo la voce, non era concepibile. E mi son detta, prova la sensazione che tu avrai quando andrai a comprarla. E allora mi sono immaginata me, che ero tutta contenta che andavo nel negozio di Chanel, mi ero immaginata che sarebbe stato quello di Venezia, anche se poi era un altro, però forse era quello di Venezia, no, mi sa che era proprio quello di Venezia. Mi sono immaginata me che entravo nel negozio di Venezia, che finalmente potevo andare a scegliere la borsa, eccetera, eccetera, eccetera. E dopodiché è successo tutto. E questo non lo dico per dirvi, ah, io ce l'ho fatta, e quindi io lo dico per farvi capire che è una cosa che può succedere a tutti, basta sapere che può succedere. Io guardo tantissimo i video di Liora Alexander, credo si chiami, magari vi metterò qua sotto nel box informazioni o in sovraimpressione il suo link a YouTube. Quando mi trucco oppure quando sono sola a casa o 10 minuti di tempo, ascolto i suoi video, perché ti aiutano a far salire la tua energia. Lei dice una cosa che è molto importante, da molti consigli, tutti sulla legge dell'attrazione. Un consiglio molto importante secondo me, che voglio assolutamente iniziare a fare, è cominciare a scrivere un diario, però datarlo da qui a un anno. Quindi iniziare adesso un diario e dire, ok, oggi 8 marzo 2019, e cominciare ad elencare tutte le cose come se siano già successe. Tutto quello che desiderate, tutto quello che desideriamo, scriverlo come se fosse già successo e come se noi tra un anno riguardassimo indietro questo 2018 e come se tutte le cose che vogliamo sono già successe. È una cosa che secondo me aiuta molto proprio a sbloccare questo meccanismo, perché sono profondamente convinta che tutto quello che volete. E la cosa che ci frega è il pensiero che ci arriva subito dopo, e che sono sicura che sta arrivando anche a voi che mi seguite in questo momento. Vi sta arrivando il pensiero che vi dice no è impossibile, per lei è possibile, per me è impossibile, no è impossibile, non è possibile che sia vera una cosa del genere. Lo so, è quello che si pensa la prima volta, però se tu riesci, ed è molto difficile, però se tu riesci ad ignorare la tua mente che ti dice queste cose, e invece a pensare davvero come se quella cosa, che può essere qualsiasi cosa ragazzi, ok, qualsiasi cosa, una situazione, una cosa materiale, un avvenimento, qualsiasi cosa, l'importante è che siano cose positive, non bisogna mai pensare, volere cose negative per gli altri o fare danno agli altri, però se ci sono cose positive, qualsiasi cosa voi desideriate, più soldi, qualsiasi cosa, trovare la casa dei vostri sogni, ricevere, non lo so, che qualsiasi cosa voi desideriate, se voi lo volete davvero e riuscite ad andare oltre quella voce nella vostra mente che immediatamente vi dirà non è vero, è impossibile, se riuscite a far stare zitta la vostra mente quando vi dice che non è possibile e a rendervi conto che invece non solo è possibile ma succede, vi si apre un mondo. Io non so se sono così brava a spiegarlo, voi avete chiesto a me di fare un video del genere, ma io non sono bravissima, io lo metto in pratica ma non ne parlo, ok? E io potrei farvi altre migliaia di esempi della legge dell'attrazione. Vi dico un'altra cosa, non devo però entrare troppo nei dettagli perché è una cosa che si sta muovendo in questo momento e di cui io non posso ancora parlare. C'era un progetto che io avevo tanti anni fa in ballo, ma parecchi anni fa, vi sto parlando di prima che io mi trasferissi ad Amsterdam, e sono passati, quindi proprio all'inizio di YouTube, sarà stato 6 anni fa, 5 dai, minimo 5 anni fa, e sì, 5-6 anni fa, beh non ha importanza, e quel progetto poi per un motivo o per l'altro è stato accantonato. Recentemente, quando stavo per partire per il viaggio di nozze, ho pensato, e anche lì non ho pensato che peccato non sia andata in porto quella cosa, ti pareva, era ovvio che non andava, no,
non bisogna mai farlo. Ho pensato, mi piacerebbe tanto risentire quelle persone per quel progetto e mi piacerebbe tanto continuare quel progetto. E quindi ho pensato a come sarebbe risentire quelle persone, a come sarebbe avere e completare questo progetto, a come mi sentirei. Non sto scherzando, neanche 10 giorni dopo, una settimana dopo, mi hanno mandato un'email e subito dopo abbiamo fatto più di una conference call, quando ero in viaggio di nozze, tra l'altro. E ricordatevi, erano 5-6 anni che io con queste persone non ci parlavo, il progetto era stato chiuso, non era andato in porto. Io ho soltanto buttato lì all'universo questo pensiero. Una settimana dopo, 10 giorni dopo e pochissimo dopo mi è arrivata la mail, mi hanno telefonato. E potrei farvi centinaia di altri esempi, ma io non voglio stare qui a dirvi come su di me funziona la legge dell'attrazione. Io già lo so, io vorrei che vi rendeste conto voi, io vorrei che vi informaste riguardo alla law of attraction, perché è una cosa che ti cambia la vita. Smettiamola di dire è impossibile, smettiamola di dire te pareva, queste cose succedono solo a me. La sfiga non esiste, ognuno si crea quello che desidera, ve lo posso garantire. Provate a non lamentarvi per un mese, io lo so, già una settimana, già un giorno è difficile, provate a farlo per una settimana, poi per un'altra settimana, cercate di arrivare a un mese senza lamentarvi, senza dire niente di negativo, senza dire ah ma la mia solita sfiga. Queste cose non devono esistere, bisogna sempre pensare quando questa cosa succederà, voglio questo, ok, quando ce l'avrò. Smettiamola di dire non ce l'avrò mai, non mi succederà mai, perché si lanciano fuori nell'universo vibe negativi, cioè l'universo non vi darà mai qualcosa se voi non dimostrate di volerlo, ma date già per scontato che non ce l'avrete mai. Non so se sono brava a spiegare queste cose, ma ci tengo davvero che sia chiaro quello che voglio dire, perché vorrei che la stessa cosa che ho messo in pratica io e che sto mettendo in pratica io e che funziona perfettamente, ragazzi, vorrei che riusciste a metterla in pratica anche voi. Una cosa che Lior Alexandra, appunto, io la seguo molto su YouTube, dice sempre è che bisogna iniziare you have to start acting as if. Che cosa significa? Bisogna iniziare a far finta che, non a far finta, a... e come faccio a tradurlo? Bisogna iniziare a comportarsi come se quella cosa fosse vera. E lei dà questi esempi, ad esempio se volete avere un certo tipo di lavoro, lei dice di aver usato questa tecnica anche con il suo posto di lavoro, lei desiderava tantissimo lavorare presso uno studio televisivo se non sbaglio, e quindi lei che cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a seguire questo programma, ha iniziato a pensare a come lo gestirebbe lei, a come ci lavorerebbe lei su, ha iniziato addirittura ad andare nella zona, andava a mangiare nel ristorante accanto dove andavano a mangiare tutte le persone che lavoravano in quegli studi televisivi. E se tu ti comporti come se quella cosa fosse già tua, io ve lo posso garantire, ragazzi, lo sarà. Ed è così, è incredibile, ma ogni volta che metto in pratica questa cosa, una cosa forse che è difficile è quando vuoi talmente tanto una cosa, non riesci basta pensarlo per, lei dice 17 secondi, io non so se è una regola quella dei 17 secondi, ma pensateci per 20 secondi, pensateci, io voglio questo, questa cosa succederà, pensate a come vi sentite, a come vi sentirete quando quella cosa arriverà, non se arriverà, ma quando arriverà. Pensate alle vostre emozioni, a come sarete felici, a come vi sentirete finalmente contenti, qualsiasi cosa, e dopodiché smettete di pensarci. Dite ok, universo, io adesso ti do questo in mano, lavoraci tu, cerca tu di smuovere il meccanismo per far sì che questa cosa accada, lascio tutto nelle tue mani. È difficile staccarsi da queste cose, specialmente quando qualcosa la desideri così tanto, tanto me ne rendo conto, ma mi sono resa conto che se riesci a staccarti subito e totalmente da qualcosa, ti arriva molto molto più veloce. Se poi non ci pensi più e dici questa cosa succede, basta,
ti arriva molto molto più veloce. Una cosa importante da cogliere è che se pensate che qualcosa sia difficile da ottenere, difficile da raggiungere, l'universo farà in modo che lo sia. Se invece voi pensate che quella cosa ti arriva semplicemente, facilmente, senza sforzo, quella cosa ti arriverà facilmente senza sforzo. È per questo che chi vede la vita in modo positivo riceve molto di più, è proprio per questo, perché sanno che tutto andrà bene, sanno che se desiderano qualcosa, quella cosa arriverà, non ci sono se, ma, forse succederà. E tutto questo che io vi sto dicendo sembra talmente complicato, sembra talmente impossibile a me che si debba dirla questa cosa. In realtà è la cosa più semplice del mondo. Vuoi qualcosa? Basta chiedere e ti arriva, lo so. Tutto questo discorso credo sembri talmente complicato, invece è molto molto più semplice di quello che sembra, è molto più facile, facile davvero, è molto più facile metterle in pratica queste cose piuttosto che fare un video su queste cose. Non so se capite quello che intendo dire, è molto molto più semplice nel momento che tu vuoi qualcosa dire: ok, questa cosa mi succede, arriva, basta, fine, e smettere di pensarci e poi ti arriva. È molto più semplice piuttosto che parlarne, spiegare, eccetera. Però mi rendo conto che se non ne avete sentito parlare, purtroppo c'è questo meccanismo che ha la società di dire: va tutto male, la TV ti fa sentire brutto, ti fanno sentire non a tuo agio, ti fanno sentire una persona non adatta. Un po' la nostra società è così, la pubblicità funziona così, mentre bisogna sapere che qualsiasi cosa voi desiderate vi arriva, qualsiasi cosa, pensate a qualsiasi cosa vi arriva. E stessa cosa, se diamo qualcosa di buono, altre cose buone ci arriveranno indietro. È per questo che quando posso sono generosa, quando posso aiuto, quando posso regalo, perché comunque so che sto facendo qualcosa di buono e non cerco di trattenerlo, non dico: ah, ma se io do a questa persona qualcosa poi io non ce l'ho, ah, ma se io offro il pranzo ogni volta non va bene, eccetera eccetera. Però so che se le cose vengono fatte con il cuore, vengono fatte con buon intento, ti torna tutto, perché tutto il bene, questo è il karma. Credo profondamente nel karma, è per questo che non parlo mai male di altre persone, non cerco mai di fare del male a nessuno, a parte che non è da me proprio, nel senso che non posso immaginare un determinato genere di comportamento, ma è per questo che io non parlo male degli altri, non sparlo alle spalle, non parlo di gossip, non guardo i video degli hater, né miei né di altre ragazze su YouTube, non mi metto a sparlare, a pensare male, non mi metto a giudicare gli altri, e sono sicura che tanto del bene che mi sta tornando indietro proprio per questo, perché non ho mai fatto queste cose, anche quando la gente si è approfittata di me, anche quando, non so perché mi viene da piangere, sono cretina evidentemente, anche quando la gente si è approfittata di me io non me ne accorgevo e poi mi sono presa delle brutte batoste, anche in quel momento ho pensato: ok, se devo scegliere se essere io o la persona che si è approfittata di me, scelgo sempre di essere io, perché sì, è vero che quella persona si è presa quello che voleva, ha raggiunto i suoi obiettivi e sta bene e non ha rimorsi, però è anche vero che io so di non aver fatto niente di male, so di aver fatto solo del bene, quindi anche se ho aiutato una persona che non se lo meritava, poi è venuto fuori che non se lo meritava, o se mi sono fidata di persone che in realtà di cui non dovevo fidarmi, una grande lezione della mia vita è che devo smettere di fidarmi di tutti, e credo di esserci riuscita. Adesso infatti sono molto diffidente, forse troppo, però ogni volta che mi è successa una cosa del genere ho pensato: in realtà se devo scegliere preferisco essere me stessa, perché non ho fatto niente di male, anzi ho fatto solo del bene, quindi questo è quanto, ecco, credo molto nel karma, è per questo che so che se do qualcosa di buono mi ritorna qualcosa di buono indietro.
spero sia chiaro quello che intendo dire, perché non so mai in questi video se capite, se mi capite o no, però poi mi capite sempre, questo è importante, poi mi capite sempre, non so come fate, però mi capite. Una cosa che aiuta tanto, non so mai se sono a fuoco, una cosa che aiuta tanto e che io faccio è ogni mattina e ogni sera, quando mi sveglio, prima di andare a dormire, ringrazio l'universo per tre cose. Sono molto spesso ci siete voi, o comunque c'è YouTube, c'è quasi sempre ci siete voi, molto spesso, e trovo sempre tre cose per le quali essere grata, e so che questo aiuta tantissimo, perché se io lancio vibrazioni positive, lancio gratitudine, lancio felicità, mi concentro sulle cose positive in modo che tantissime altre cose positive possano arrivare. Non mi concentro mai sulle cose negative. Succede qualcosa di negativo? Succede, ragazzi, succede a tutti, succede anche a me. Ovviamente non lo vedete nei video. Succede che siamo tristi, eccetera, ma dobbiamo sapere che quella cosa è finita, non ci pensiamo più. Focalizziamoci soltanto sulle cose positive, soltanto sulle cose buone, sulle cose che ci piacciono, sulle cose che riceveremo e che desideriamo davvero. Un'altra cosa molto molto utile, se siete agli inizi eccetera, ogni mattina scrivetevelo, mettetevi il post-it davanti allo specchio e mettetevi davanti allo specchio, ogni mattina vi guardate e vi dite: sei bellissimo, sei bellissima, indipendentemente dal vostro aspetto fisico, ragazzi, ditevelo, siete bellissimi, sei bellissima, sei bellissimo, tutto andrà bene oggi, tu hai le potenzialità di cui hai bisogno, perché tutto vada bene, hai tutto il potere del mondo per far sì che quello che vuoi accada davvero. E dopo che ve lo siete detto, mi raccomando, nessuna lamentela, non lamentiamoci, anzi parliamo sempre in positivo. Se una cosa non ce l'abbiamo, non bisogna focalizzarsi sul fatto che noi non ce l'abbiamo, bisogna focalizzarsi sul fatto che prima o poi arriva. Altra cosa molto importante è alzare le nostre vibrazioni, e io sto molto attenta a questo, nel senso che evito situazioni che so sono negative, evito situazioni in cui so che ci saranno determinate cose che succedono, evito litigi, evito appunto gossip maligno verso gli altri, le evito come la peste queste cose, evito persone negative, e non intendo persone tristi, non intendo amici o persone tristi, intendo persone che ti fanno sentire come se tu non fossi adatto, persone che ti fanno sentire male, persone che prima di incontrarle ti viene già il magone allo stomaco, e quando se ne vanno ti rimane questo magone perché l'energia loro è talmente bassa, e poi io sono una persona talmente, come si dice, non mi viene il termine, quando ti immedesimi molto negli altri, che se non evito queste situazioni finisco irrimediabilmente per diventare triste, avere il magone allo stomaco. È molto importante tenere le vibrazioni alte, evitare appunto questo tipo di situazione, questo tipo di persona, quelli che magari ogni volta ti parlano male degli altri, quelli che magari ti fanno venire mille preoccupazioni, ti fanno sentire appunto non adatta, a disagio, sbagliata. Ci sono queste persone e siete voi che scegliete se starci accanto oppure no. Qualsiasi persona sia, siete voi che scegliete che cosa accettate e che cosa non accettate. Difficile da mettere in pratica anche per me, però siete voi a sceglierlo. È importante stare su un'energia alta, energie positive, energie alte, perché se stai su questo livello di energia ti possono succedere solo cose belle, solo cose positive, puoi incontrare solo persone sullo stesso livello tuo di energia, e quando ormai le riconosco in due secondi, le persone che sono sul mio stesso livello di energia le riconosco in un nanosecondo, e vi devo dire che una cosa che ho imparato con gli anni, con l'esperienza, è che molto spesso le persone che sono sul mio stesso livello di energia sono persone che come me hanno avuto periodi difficili, perché credo sia vero che quando si hanno avuto periodi difficili, quando siamo stati davvero male, in quei momenti cresciamo e tendiamo a alzare la nostra energia, tendiamo a essere più empath,
si dice in inglese empatici, come si dice in italiano, non mi viene, tendiamo ad immedesimarci di più con gli altri, tendiamo ad aiutare di più gli altri, non sparliamo, non pensiamo male, non abbiamo preconcetti e fa sempre piacere insomma trovare persone sulla mia stessa energia. Cercate di vedere il bello che c'è attorno a noi. Queste sono stupidaggini, ma ognuno può fare quello che desidera. Io quando vedo dei passerotti giocare li osservo, sono felice di poterli vedere perché è bellissimo, o quando vedo un panorama stupendo mi fermo e cerco di godermi questo momento al massimo, di viverlo. Mentre tanta gente, sì, anch'io faccio foto, certo, però prendo anche un secondo per me in cui il cellulare non ce l'ho e quel momento lo vivo davvero. Cercate di vedere il bello che c'è attorno a noi, cercate di vedere le cose positive che avete, quello che davvero, quello che di positivo e di buono vi ha dato l'universo. Ringraziatelo per tutte queste cose, non vi dimenticate che c'è sempre, sempre qualcuno che sta molto peggio di noi, quindi è importante essere sempre molto, molto, molto riconoscenti, anche perché, ve lo ripeto, più siete riconoscenti, più apprezzate quello che avete, anche se è poco, ragazzi, anche se è poco. Le cose materiali non contano niente. Certo, è facile per me dirlo, no? È chiaro, Jim Carrey ha detto una cosa che secondo me è molto, molto vera. Lui ha detto, vorrei che tutti potessero avere la fama e i soldi, in modo da rendersi conto che non è quella la risposta. Bisogna trovare la felicità dentro di noi ed essere felici con qualsiasi cosa abbiamo, perché le cose importanti davvero sono l'amore. E che cosa c'è di più importante dell'amore? Quindi, certo, la salute, e sono queste le cose che bisogna desiderare, e per questo che bisogna essere riconoscenti. Io ripeto ogni giorno quanto sono contenta, quanto sono riconoscente, grata all'universo perché sono in salute, perché posso viaggiare, perché ho talmente tante cose che mi fanno sentire davvero riconoscente. E credetemi, se vi focalizzate su queste cose, ve ne arriva una montagna di cose nuove, vi arriva una montagna di cose positive e di avvenimenti positivi. Non vi rendete neanche conto del potere che avete, non ci rendiamo nemmeno conto del potere che abbiamo, e viviamo in queste bolle di negatività. Basta staccarsi, non credeteci alla vostra mente quando vi dice è impossibile, non credeteci, sappiate che così e basta, non c'è domanda, non ci sono se, non ci sono ma. Ah, è un errore che facciamo, mamma mia, quante volte facciamo questo errore, e pensare, ok, nel momento in cui sarò in casa nuova, e inserisci la parola qui, nel momento in cui avrò questo, nel momento in cui succederà questo, nel momento in cui finalmente andrò lì, ah, lì sarò felice. No, è la cosa più sbagliata del mondo, non bisogna pensare così, perché anche se quella cosa dovesse arrivare, vi posso garantire che non sarà la risposta, ce ne sarà sempre un'altra, ci sarà sempre qualcosa che non andrà bene, non andrà come lo vogliamo, ma bisogna essere felici, bisogna essere riconoscenti per quello che abbiamo oggi, bisogna godersi il momento presente, questo momento qui. Già il fatto che io sono a casa mia, al calduccio, sono qui a parlare con voi che mi volete tanto bene, io sono estremamente grata, estremamente riconoscente per tutto ciò. Non bisogna pensare quando succederà questo finalmente sarò felice, quando avrò questo finalmente sarò felice. Bisogna essere felici adesso, sapere che tutto quello che si desidera arriva, lasciatelo all'universo, smettetela di pensarci, smettetela di dire ma è impossibile, se succede, se no, a farvi, a mettervi dubbi, a dire ma se poi succede davvero, chissà cosa. Bisogna soltanto essere felici nel momento presente. Io, è talmente difficile, anche quando sono a questi eventi, quando siamo stati con Benefit alle Maldive, ho detto alla ragazza che lavora con Benefit, Alessandra, l'ho detto, ti
ti rendi conto dove siamo in questo momento? Bisogna un attimino fermarsi ed essere riconoscenti per quello che noi stiamo vivendo in questo momento, perché non bisogna dare niente per scontato, ragazzi. Sono discorsi talmente profondi che io non credo di essere in grado di spiegarveli bene, tanto quanto i libri stessi, quindi ripeto, forse è meglio che io vi saluti, perché credo di aver filmato per un'ora e credo di aver chiacchierato anche troppo. Spero che tutto questo abbia un senso per voi, spero che dopo questo mio video, se ancora non avete letto questo genere di libro, lo facciate. Se avete qualsiasi domanda, scrivetemelo nei commenti. Se volete altri video di questo genere, io li farò. Quindi sì, questo è quanto sostanzialmente, questo è tutto quello che volevo dire, spero che sia passato il messaggio che volevo lanciare, e cioè non volevo vantarmi di quello che ho io, volevo semplicemente farvi capire che se siete grati e se siete riconoscenti all'universo per tutto quello che avete, tanto tanto altro vi arriverà, e quello che io ho lo devo proprio a questa cosa qui. Quindi se ha funzionato per me, vi posso garantire funziona per tutti. Alcuni di noi lo mettono già in pratica, altri iniziano a sentire di questa law of attraction, di questa legge dell'attrazione, e vorrebbero metterla in pratica ma hanno la mente che li ferma e gli dice no, è impossibile. Quindi questo è un po' quello che faccio io, ecco. Quindi niente, spero vi sia piaciuto questo video, spero abbia soddisfatto le aspettative, perché me l'avete chiesto e io non sapevo se farlo o no, però alla fine mi sono decisa, anche se non credo appunto di essere tanto tanto in grado. Quindi questo è quanto, mia family, vi voglio tanto 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 bene, sono super riconoscente perché vi ho, perché non mi sarei mai immaginata tutto quanto, 600.000 iscritti, non so neanche se me lo merito. Quindi niente, questo è quanto, e fatemi sapere qualsiasi altro tema, se volete altri video del genere su un altro tema, su qualche altro tema, scrivetemelo nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti, vi lascio sempre il cuoricino, e niente, bacio grande, noi ci vediamo, questo video andrà online giovedì, quindi noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, non vi prometto sempre le 17:30, non sono tanto puntuale io nella vita, me ne sarete accorti, comunque, bacio, alla prossima, a domani, ciao!